Signore e signori, benvenuti nel mondo dei Pokémon. E benvenuti nella regione di Gala. E i suoi innumerevoli Pokémon. I Pokémon! Naturalmente sapete benissimo di cosa parlo, non è vero? Di loro! Vai avanti, brava, per favore! I Pokémon sono ovunque, nel cielo, nel mare e persino nelle nostre città. E inoltre, caleno nei Pokémon per farli lottare e competere con gli altri, con gli altri, con gli altri. I cosiddetti allenatori di Pokémon. Il mio nome è Rosa, tutto sto casino e mi chiamo Rosa. E adesso ammirate com'è l'allenatore più forte, il più grande, Galar! Di Galar! Ah, niente meno che Thunder! La Peppa! E chi è questo qua? Sembra uno dei quattro moschettieri. Visto che c'ha a fianco e questo c'ha, chi è quello lì bianco? Ah. Sì, no, ma chi è quello bianco? Ma è questa? Pokémon scudo. Non avevamo un problema. Tutto questo casino per scrivere Pokémon scudo. La pecorella, vediamo dove va. Mamma! Sono tornato! Sono andato a scuola! C'è uno Snorlax dorme. Questo sono io? O noi? Siamo noi? Cosa giochiamo? Con Nintendo? Arriva, arriva, suona! Vai, mamma, non mi rompe il dallino, Franci, come va? Oh, hai uno smartphone nuovo? Forte! Guarda la mia pecorella, invece. Stai guardando l'incontro amichevole di mio fratello? Ricorda che per fare il tifo, come i veri fan, devi fare la posa Charizard! Che io? Anzi, lui c'ha la voce di pecorella. Mi viene bisogno! Per quanto sono venuto qui di corsa! E chiamare Franci! Non vale la pena starsi davanti alla TV! Tanto registro sempre gli incontri di mio fratello! Ai Franci, sbrigati, dai! Tanto sta per arrivare! E non dimenticarti la borsa! Magari ci scappa pure un regalino! Arrivederci, signora! E scusa di storno! Ah! Quel minchione! Mom, mom! Giriamo un po' là. Saluta la sorella e andiamo a farci un giro, dai. La mamma. La mamma. Questa è la sorella questa. Saluta un po', saluta un po'. Vai. Saluta un po'.
tutto, dai. Sì? Andiamo alla mia, noi. È in camera tua, e prendi anche il cappello, dato che ci sei. Vai. Andiamo in camera tua. Vai, prendi quella a fare lì. La borsa, la borsa. Vai. Vedi che c'è il cappello. Prendi la vecchia borsa. Bella sta borsa. Abbiamo pure il cappellino da belinone. Mea mamma, sembra un belinone. Allora, attenzione. X, apriamo il menu. Salva per i progressi. Mappa città per controllare la tua posizione. E guardare la prossima destinazione. Vai, andiamo avanti. Andiamo a farci un giro, vai. Guarda che c'è una Switch laggiù. Vai, andiamo. Porta, porta. Qua, qua, qua. Qua. Esci. Oh, bene. Hop, ti sta aspettando fuori. Devono andare dritti, ho visto. Dal menù. Sempre dritto. Vai. Scendi. Ah, lì, già lì. Oh, Franci, non ti sembra un po' troppo grande quella borsa? Dai, andiamo, Franci. Anche se ripensandoci non è poi tanto male. Qualsiasi Pokémon dovrebbe darti, mio bello, saprai di sicuro dove metterlo. No. Ecco qua, la peccorale impazzita. Guarda, ciao blu, che ci fai lì? Testata, una testata, è scemo con un volo, non vorrà mica buttare giù testate quel cancello, e beh, e vedi di non andare dall'altra parte, nel bosco, sapito, ci sono poche ma molto pericolosi. Dai, scommetto con quella borsa enorme sarai già KO dopo 2 metri. Vai, vai dietro. Vai. Vai. Lascialo perdere sto ciccione. No, no, no. No, no, di qua. Torna dalle case qua. Ma cosa mi sta qui? E schiaccia. Vai, vai, vai. Dentro, dentro, dentro qui. Eccoli. Ah, gira un po' il paese prima di entrare. Vieni, vai dritto, vai dritto, vai dritto. Ok, torna in casa, torna in casa. Abbiamo problemi di controller. Va, in casa. La porta lì. C'è nessuno? Nessuno? Ho dato 2 testate prima di entrare. Mamma, sono a casa. È tornato? Oh, ciao, i Franci. Ed non è ancora arrivato? Ancora no, non essere così paziente. Dovremmo arrivare alla stazione di Bresbury, a breve. Ricevuto, corro alla stazione a prenderlo. Consente l'orientamento che si ritrova, va a finire che facciamo notte ad aspettarlo. Ottima idea, così sono più tranquillo anch'io. Ai Franci, tu non lo hai ancora conosciuto, mi sa. Perché non vieni con me? Voglio presentarti il fratello piuttosto del mondo. C'è stato in strada. Dai, andiamo, andiamo alla stazione. Secondo me dobbiamo andare di là. Vai di qui. Ora vai di là. Laggiù. Sì, noi abbiamo un po' la panca svilenta. Vai, prendiamoci alla stazione. Ascolta, Franci,
Attenzione all'erba alta! Folla di Pokémon! Selvatici! Vengono fuori mentre aspetti! Io con me il mio Wulu! E posso tenere in testa senza problemi! Wulu è quello che dà testata! Perché sono preoccupato per te, quindi cerca di evitare l'erba alta, intesi? Franci, noi dove andiamo? Nell'erba alta! Non c'avevamo dubbi! Vai, Fra! Lì c'è erba alta! Dai, Fra! No! No, attenzione, non hai Pokémon con te, meglio che niente... Ok, vai, vai! T'è andata bene! A noi ci piace fare un po' le teste di balla! Vai dritto fino a funzione! Vai, 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 vai! Sempre dritto! Non girare! Guarda come vento! Controlla meglio! Permesso? Ulla Peppa! Bella Peppa! Hai capito chi è? Dunder! Mamma mia! Sì, vabbè, è la dub! Cari amici di Brasil, Dunder, il campione è tornato! Prometto che continuerò a stupirvi con sfide sempre spettacolari! Evviva il nostro invincibile campione! Tu e Charizard sarete leggendari. Thank you, amici miei, thank you a tutti! Mi raccomando, continuate a allenare i vostri Pokémon con impegno e non tiratevi indietro! Chissà, forse un giorno ci sfideremo per il titolo di campione. Dunder, sei il nostro eroe, sei il nostro idolo, il nostro allenatore modello! Ma va va! Ma il tuo Charizard è troppo forte per noi! Yes, Charizard è straordinario. Ma ogni Pokémon può diventare. Anche voi, se vi impegnate a fondo, diventerete allenatori eccezionali e verrete a sfidarmi. Non vedo l'ora! Il mio sogno è che i natori di Galarsia allenino insieme con sportività per diventare... Allenino insieme con sportività per diventare... I più forti del mondo! Ciao! Che picchia buon culo! Ma quanto sei scemo! Fratellone, sono qui! Anzi, fratellone! Ehi, hop! Eccolo qui il mio fan numero uno, è venuto fin qui apposta per me! E guarda come sei cresciuto! Un campioncino! A occhio 3 centimetri esatti! L'anno scorso era 2, ora sono diventato alto quasi 15 centimetri. C'hai preso in pieno! È un occhio degno di Brevity, cerca di aspettarsi da qui. E tu? Il tuo sguardo ispirato mi dice che devi essere... I Franci! Oh, non fa che parlare di te, sai? Io sono il più grande campione della storia di Galar, nonché il più fervido appassionato. Di Charizard della regione. Tutti mi chiamano l'invincibile Dunder. Ehi, perché non facciamo a gara chi arriva prima a casa? Scommetto che vinco io. Beh, sicuramente, noi abbiamo i controller dei sminchia pazzi. Vai. Ehi, mio fratellino Hop non cambia mai. Ogni cosa è buona per una sfida. Franci, spacchiamolo. Chi ci vuole un rivale della sua passione? Vai. Sì, e saluta ancora. Sì, ecco lì la cazzata. Dai, sì, muoviti. Dunder, hai finito di pavoneggiarti? Dandy, c'è la smacchiazzotta nel sedere. Dai, 1, 2, 3, via. Franci, corri, Franci. Quello di correre. Dobbiamo vincere. Allora, Dendel, dov'è il regalo che avevi promesso? Ah, già vuoi qualcosa questo. Si tratta di un Pokémon, giusto? Esatto. Un regalo favoloso da un campione strepitoso. Su, entrate in scena, miei piccoli amici. It's the champion time! It's champion time! Ecco. Guardate bene questi segni di Pokémon.
Wow! Sì, sì, il Grocchi! Un po' più scorbunni! L'acqua sopra! No, no, fermi tutti, Franci! Franci, qui faremo una scelta! E sai già io chi voglio! No, le protino micione che tiro schiamate dal sedere, no! No, questo con la cicciosa d'acqua, no! Ma questo benissimo sì! Perché io sono del verde! Ehi, mi hai rubato la macchina! Ecco, vedi questo piano! Dai, bel bambino! Il grande bacchetto! Vedi, mi è generoso! Mettete in verina, miei piccoli! Dai, regalacelo, regalacelo! Quale scegli? Ehi! Io, vuoi scegliere per primo? Io! Sì. Scegli prima tu. Io ho già il mio Walu. E io voglio il verde. Ehi, che cacchio fai? Franci! Prendi il Pokémon, no? Questo. Vai. Schiaccia. Sì, voglio te. Sì, carino. Sei il mio gruppo preferito. Di tipo erba, sereno e pacifico. Come un bosco al mattino. Vuoi Grookey il Pokémon di tipo erba? Sì! Sì, ho detto! E sì, ho scelto Grookey! Il mio Grookeyino! Vuoi dare il suo nome? No, va bene Grookey! Grookey è stato aggiunto alla squadra! Evviva! Sì, abbiamo il nostro Grookey! Ho detto di sì, ottima scelta. Allora io scelgo te, Sobe. È quello che piangevo. Sai, il mio obiettivo è diventare campione. No, io farei ridicolante. Quindi preparati, ci alleneremo solo insieme, diventeremo imbattibili. Niente che prima piangevi, eh. Arriva pure la capretta. Ci conta davvero, Oppo? È proprio per questo che ho deciso di affidare a te ai Franci questo compagno. Lottate, allenatevi insieme e diventerete presto abbastanza forti da contendermi il titolo. E questo non ha lasciato nessuno. Tu invece verrai con me. Sì, il bruciale è forte, è vero, ma sai essere anche gentile, vedrai. Va bene, ghiaccio e fuoco. Ragazzi, la cena è pronta! Su, tutti a tavola, bambini e Pokémon. Io voglio avere una casa per la seconda, per tenere dentro un Charizard. Voglio avere una casa almeno che sia 100%. Vediamo un po'. Guarda, li fa brustoli a Charizard, lo so. Spiedini. Il giorno dopo. Ragazzi, com'è andata la vostra prima serata, allenatori? Abbiamo mangiato con te. Abbiamo mangiato gli spiedini, che? Vai, vediamo un po'. Vediamo un po' di conoscere meglio. E rafforzeremo il loro legame. Vai! Esatto, è andato proprio così! Ci siamo mangiati due salsicce! Dovresti vedere quanto vanno d'accordo ai Franci e i Gucchi. E i miei Gucchini. Statemi bene, sentire la vera. Credete in voi stessi e nei vostri Pokémon. Se continuerete a lottare senza mai perdere la fiducia in gli uni negli altri, forse un giorno potrete perfino diventare rivali degni di un campione invincibile come me. Vabbè, calma. Dandel, sarò io a sfidarti per il titolo di campione. Già, lo sai! Quindi da oggi io e il mio caro ai Franci saremo rivali. E non ho alcuna intenzione di farmi battere. Lo sapevo io. Ottenere un Pokémon è la parte facile. Per fare natore bisogna anche lottare. Solo così diventa forte. Perché non fate subito una bella lotta tra di voi? Belindi
Com'era il suo? Softball. Ce lo mangiamo, softballito lì. Sì, sì, dai, dai. Oh, dobbiamo decidere insieme, eh? Con calma, eh? Fermo, vai. Dai, schiacciamo, andiamo a spaccare la faccia a questo qui. Dai. Che campo gigante che abbiamo. Deve darsi delle ditate negli occhi mentre lanci. Qualcuno già il ma finisce male. No, allora non funziona il giallo. Allora, bene, vi vedo belli cari. Forza! Allora, dateci dentro! Passi dietro le lotte di martello. Ho anche letto i libri. So cosa fare per vincere. Amico, ti facciamo un mazzo adesso. Allora, attenzione. Franci, ragioniamo, eh. Vai, lui è tipo acqua. Fermo, fermo, fermo. Ho due Pokémon. Però io non uso. Fermo. Aspetta, lotta. Aspetta, eh. Cosa cambia? Guarda cosa cambia. È perché. Infomossa, dai, infomossa. Impariamo, impariamo. Infine, danni ai bersagli, carti combinati, due affilati. Potenza 40, potenza. L'altro. Ok, graffio. Si usa graffio. Schiva. Graffio. No, no. Forse ruggito mi fa venire paura. Questo. Vediamo. Non schiva. Ora usa graffio Grookey! E spacchiamo il sederino! Una pinergie! Attenzione! Andiamo, andiamo, andiamo che siamo pronti! Dai che ci stiamo scaldando ragazzi! Cosa abbiamo imparato? Ramo stoccata! Non mi do per vinto! Un Pokémon! Dai, vai, hop! Fermo, aspetta, eh! Lotta! Aspetta, mi fai vedere la ramo staccata? Dai, vai! Vai, Grookey! Ramo staccata! Ha tirato un baffo sulla testa. Una legnata ci ha tirato. Schiva, eh? Attenzione, l'ultimo vai fra. Ramo. Toccata. Vai, Grookey. Abbiamo fatto il sederino! Ti può piacere tutta l'esperienza? Ok, andiamo avanti. Che musichetta, eh? Sei riuscito a vincere anche con un po' come in meno. Tu e tuo gruppo siete fortissimi. Vai, fra. Abbiamo vinto 400 euro. Perché c'è un euro strano lì. Un deuro. Vai. Accidenti, ora capisco perché mio fratello ti ha dato un Pokémon. I vostri Pokémon hanno lottato con grande coraggio e bravura. Stavo quasi per mandare in campo Charizard, Brunello. Eh sì, Grookey non dà a mammare. Ora rimetterò il sesso a te, Yann. Hai coraggio, sei un giovane promettente, vorrei chiederti un favore. Ti interessi di male a Dio, ti danno di un altro per diventare sempre più forte. Io voglio diventare fortissimo. Ti prego Dandy, lasciaci andare a sfidare le palestre Pokémon. Beh, non posso dirmi sorpreso. La sfida delle palestre è l'evento più importante di gala, è normale che ti voglia partecipare.
Va bene, ascoltate, prima di tutto dovete conoscere meglio questi Pokémon. Soprattutto tu, i Franci. E poi dovete procurarvi un Pokédex. Per capire i punti di forza e le altre peculiarità di ogni Pokémon serve averne uno. Ma non dovete pensare che il Pokédex sia solo un'area di raccolta di dati, è un vero concentrato. Un'area di raccolta di dati, un vero concentrato di amore e passione. Va bene, ho capito. I Franci andiamo al laboratorio Pokémon, lì potremo farci dare un Pokédex. E questo è lo spirito giusto. Allora avverto la professoressa del vostro avviso. Adesso andiamo al laboratorio, Franci. Un giorno sarò io il campione. Brutta pecora umana. E il completamento del Pokédex sarà solo uno dei capitoli della mia leggenda. Forse è meglio se avverto male che stiamo andando a farci dare un Pokédex. Andiamo alla porta, qua. Ehi, Franci, senti anche piccolo rumore, che sarà stato? Andiamo a vedere. Cosa sarà stato? Ha sfondato il cancello, lui! Vai. C'è la zona vietata. Dai, andiamo lì. La professoressa è entrata lì e se l'è vista più. Sapessi quanti gli erano dette. Franci, che facciamo? Dobbiamo evitare quel po'. Sono d'accordo, sarà anche pericoloso, ma non possiamo starcene con le mani in mano. Dai, vai, andiamo a aiutare. Allora deciso, svegliamoci, Franci. Vai indietro. Si sta facendo sempre più fitta. Dobbiamo trovare quel Pokémon prima che sia troppo tardi. Uno show questo! Aspetta, li possiamo già prendere, no? Perché non abbiamo il Pokémon. E allora lo distruggiamo. E Ramo scappa. Grazie. Vai. Sai che noi eravamo dei tiriti. Vai. Carino però questo spogliettolone, eh? No, non muore, lui fa il piano. Poi più tardi lo prendiamo. Vai. Andiamo a vedere, Franci. Tipo no, tipo non si capisce che tipo è, allora fagli grasso, vediamo come è, poi dopo facciamo male. Vai con la volta. Ramo stuccato,
sento. Sarà tipo aria, no? Vai, andiamo. Tipo come prima. Tutte le volte la puzzetta. Vai. Coda! Vai di nuovo, dai un balerno! Sembra che abbiamo la nebbia anche noi in casa. Aiuto. Sembra tutto così reale. Anzi, ruggito, ruggito. Mettiamo in clip, che lui rugge, e noi ruggiamo. Vedete? Oh, lui è Charles. Ecco, è arrivato il bastone di Grookey sulla testa. Vediamo, vai. È arrivato lui. Come sei arrivato lui? Bel modo di ringraziarmi, io che ero preoccupato per voi. Non tornate più. Subito cercate. Ah, non sei stato. Vedi?
lo avete fatto? Perché lo avete fatto? Siete e via, è vero, non saremmo dovuti venire qui, che cazzo mi festeggia, ma almeno abbiamo fatto l'esperienza unica e con questo ho scritto un nuovo capitolo della mia leggenda. Allora, se andiamo in giro senza dire nulla nessuno ci terranno le orecchie insieme. Dai che aspetti, vai a dire a tua madre che andiamo a prendere. Dai Francia, anche te. Vai dalla mammina. Che? Cosa parla che? Dai. Oh, ma che tieni perché Daniel mi hai già detto tutto. E così tu e Hop state per andare a Blackberry per farvi dare un po' Pokédex, eh? Tieni, ti serviranno un po' di soldi per schiaccia, ma vai in un certo modo e compra qualche pozione e altre cosette utili. Sono sicuro che utili darà sempre il massimo di me. Ti trattano bene, c'è che non pretendermi così. Conto su di te, prenditi cura del mio Franci. Se entrare in difficoltà puoi sempre tornare a casa. Del resto non c'è bisogno per rilassarsi un po' e recuperare energia, non trovi? Allora ragazzi, io direi che la prima puntata la terminiamo qua con questo sfondo pazzesco. Questo è un gioco davvero eccezionale. Franci, cosa vuoi dirci di Gruppi? Franci, dici un po', cosa ne pensi di questo gioco e di Gruppi? Questo gioco è bellissimo e poi Gruppi è molto simpatico. E senti un po', invece il campione con Charizard? Cosa fa la tua risposta? Un po' banale. Vabbè. Dai ragazzi, alla prossima puntata abbiamo il nostro primo Pokémon. E che dire? Andiamo a cercarne altri. La seconda puntata, il secondo episodio, andremo a prendere il nostro Pokédex al laboratorio e magari qualche Pokémon. Franci per la chiusura. Come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanellina. Perché Pokémon Scudo è qui con noi. Perciò gridiamo tutti. Catch 'em! E catch 'em Pokémon! Ciao! Ciao!